Nel corso dell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere Giovanni Vezzoli, l'85enne accusato di omicidio volontario, per aver sparato al figlio della sua badante, Thomas Mastrandrea. Il delitto è avvenuto nella villetta di Vezzoli a Gambolò, in zona Cascina Nuova Litta. Il GIP del Tribunale di Pavia si è riservato di decidere sulla convalida del fermo. Non sembrano esserci più dubbi, però, sul movente economico dell'omicidio. Vezzoli avrebbe sparato a Mastrandrea al termine di una lite. Il 43enne da tempo gli chiedeva con insistenza che venisse regolarizzata la posizione lavorativa della madre. Su cosa sia effettivamente successo nel pomeriggio di domenica 5 giugno restano però ancora diversi punti da chiarire. Giovanni Vezzoli, nel corso del primo interrogatorio, a poche ore dall'omicidio, avrebbe spiegato di essere stato colpito dalla vittima con una testata al volto prima di sparare. Nelle prossime ore sarà conferito l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Thomas Mastrandrea. Sono stati disposti anche gli esami tossicologici per chiarire in che condizioni fosse il 43enne di Nicorvo al momento della lite. Vezzoli si trova ancora in carcere a Torre del Gallo. Secondo il suo avvocato difensore, il pensionato è molto provato e preoccupato per il futuro dei suoi figli. Il legale chiederà la concessione degli arresti domiciliari. Se dovessero venire autorizzati, andrà trovata una struttura apposita, visto che l'85enne non potrà tornare da solo nella cascina di Gambolò.